Allora, questa iniziativa nasce, diciamo, gemmata in qualche maniera, diretta e indiretta, dal gruppo di ricerca Spritz, che conoscete forse non per lo Spritz, quello conoscete sicuramente, non lo chiedo neanche. Il gruppo di ricerca è un gruppo di ricerca che provo a guidare io, quindi sono quelli che provo a dare, diciamo, delle linee guida, a dare feedback, e diciamo, indirizzare un po' la ricerca, le cose che facciamo nel gruppo. In realtà, diciamo, non sempre ci riesco, a volte fortunatamente non ci riesco, nel senso che la forza che c'è nelle persone, anche la forza di proporre nuove attività interessanti come questa, che avviene direttamente dalle persone del gruppo, diciamo, supera anche il mio entusiasmo, che non è poco, però insomma, a volte dagli studenti, dalle persone, ragazzi e ragazze del gruppo, c'è un entusiasmo che supera anche il mio. E questo, diciamo, entusiasmo e interesse ha portato a, diciamo, creare questo evento, o serie di eventi, serie di incontri. Diciamo, non c'è nulla di ufficiale, non è un corso della laurea ufficiale, non è un master, insomma, possiamo definirlo come un seminario, una serie di incontri di taglio possibilmente pratico. Come sospettate, diciamo, la risposta che abbiamo avuto da parte vostra ha superato un po' le nostre aspettative, tanto è vero che avevamo prenotato solo l'altra aula all'inizio. Poi abbiamo prenotato questa dicendo ok, ma quell'altra, figurati se riempiamo questa, invece abbiamo riempito questa, l'altra, non so chi e quanti ci stanno seguendo online direttamente con lo streaming, qualche studente mi ha detto che sarebbe stato online perché non poteva venire, quindi sicuramente abbiamo altri, diciamo, altri spettatori virtuali, insomma, non virtuali, però che ci seguono online. Quindi vorrei ringraziare tutti i ragazzi, diciamo, del gruppo in generale per le attività che fanno, ma un sottogruppo in particolare che poi vi racconteranno nello specifico quello che fanno nell'ambito di eventi Capture the Flag. Allora, Daniela In, e poi facciamo un applauso cumulativo, Riccardo Bonafede, Andrea Tramondo e Paolo Montesella, poi vi si presenteranno loro, sono, diciamo, i main actor di questa serie di eventi. E mettere in piedi queste cose non è assolutamente banale. Io, diciamo, come probabilmente sapete, mi occupo di un corso di sicurezza magistrale. Uno dei feedback che ho avuto, diciamo, nel corso degli anni è abbastanza costante, a parte il professore ci fa di lavorare troppo per il numero di crediti, e poi cerco un po' di ridurlo, mediarlo. L'altro feedback è vogliamo più cose pratiche. Ok, chiaramente c'è bisogno anche di fare un framework un po' sensato dentro cui stanno le cose pratiche, ma capisco e sono assolutamente contento di questa richiesta. In qualche modo la presenza vostra qui nell'altra aula e online sottolinea questa, diciamo, questa esigenza o richiesta che avete voi, e ne sono assolutamente contento. Quindi ringrazio loro per organizzare, diciamo, day by day questo evento. Probabilmente l'obiettivo è di scambiarci idee dal punto di vista di hacking, vario titolo, chiaramente possibilmente etico, non fare fuori da qui o fuori da scopi benevoli, diciamo, attività non prettamente legali o eticamente scorrette, diciamo. Quindi ringrazio loro, ringrazio voi per la risposta e per la reazione, che spero sarà, diciamo, costante. Mi aspetto forse un po' di calo, forse un incremento di partecipanti. In realtà volevamo, diciamo, renderlo ancora più pubblico, ancora più aperto, nel senso di, ad esempio, comunicare questa cosa a altri dipartimenti. Okay? Probabilmente faremo questa cosa e cerchiamo, insomma, chiaramente di tenere un numero gestibile. Vediamo anche che taglio e che piega prende questa serie di eventi, se poi a un certo punto dovremo magari fare magari due livelli di aula, in più, diciamo, una cosa più entry level, cosa più advanced, come volete chiamarla. Questo lo vedremo un po' ongoing. Quello che vorrei dire è solo a ringraziare loro, ringraziare voi per la risposta, cercare nel corso di questi eventi di entrare a far parte, insomma, non necessariamente direttamente del gruppo che fa Capture the Flag, ma se riuscite in qualche modo a contribuire a questa iniziativa, perché ripeto, mettere in piedi e far funzionare queste cose non è assolutamente banale. Quindi ringrazio loro, è veramente il caso di dire, senza di loro non sarebbe stata sicuramente possibile. Un'altra, diciamo, informazione dal punto di vista del corso di laurea è che ho parlato con il collega Pesolin, che si occupa di questi crediti extra, non so come ben definiti, ma mi diceva che se
Io confermo che uno studente ha fatto attività per 50 ore, quel studente ha due crediti che è il minimo che può verbalizzare, questa cosa può essere riconosciuta, ok? È diciamo, una informazione non troppo ufficiale, ma di fatto insomma, va confermato che è così. Chiaramente resta il fatto di fare un'attività corrispondente più o meno a queste 50 ore, che chiaramente non devono essere tutte ore di attività che farete diciamo, in questi incontri, però devono essere più o meno 50 ore. Okay? Quindi cercheremo di tenere traccia dei presenti, non so come possiamo farlo, però magari facciamo raccogliere nomi e ci stampiamo magari il form, prendiamo il firmo, raccogliamo noi per chi eventualmente vuole diciamo, far convogliare questa cosa. E chiaramente c'è bisogno anche di qualche attività extra in modo tale che diciamo, possa capire che voi avete fatto effettivamente attività extra, quindi magari dare una mano all'organizzazione, fare una presentazione o seguire un numero di eventi pari a più o meno 5, dipendente dalle ore. Ok, questo è quanto. Non voglio diciamo, togliere altro tempo utile a questa attività, quindi ringrazio loro, quindi un primo applauso per favore. Prima di rompere definitivamente il microfono voi anche per la partecipazione e buoni eventi, buona. Grazie Mauro. Ciao, sono Daniele, sono già stato ampiamente presentato, per cui basta così. E andiamo molto veloci su queste cose che probabilmente buona parte di voi ha già visto perché sono venuto a fare pubblicità in un po' di corsi. Questo è lo Spritz Playground, noi siamo gli Spritzer, siamo un team che fa queste competizioni, capture the flag, cattura la bandiera. Non corriamo in giro a raccogliere bandiere sui campi e non giochiamo a Call of Duty e non ci spariamo addosso. Facciamo queste competizioni di cyber security, il cui scopo è in una serie di sfide trovare delle stringhe nascoste che si chiamano appunto flag, tipicamente sono delle scritte divertenti in DeepSpeak che fa tanto hacker, usando le tecniche tradizionali di cyber security che sono dall'exploiting di binari, che viene chiamato phoning più spesso, fare diverse engineering di binari, di protocolli di crittografia implementati male o semplificati apposta, web security dalle SQL injection di cui parliamo oggi a rompere PHP che ormai è quasi troppo facile, task di forensics che consistono in indagini in file system, in dump di memoria, trovare cose, insomma in generale tutto quello che riguarda il lato offensivo e prettamente pratico della sicurezza informatica. I CTF possono essere di due tipi principalmente, sono o Jeopardy o attacco-difesa. In Jeopardy ci sono delle challenge da risolvere, dei puzzle diciamo, che appartengono alle varie categorie. Le principali sono appunto phoning, il web, reverse engineering, crypto, autoesplicativa, web, e poi ci sono challenge miste che possono essere PPC, che sono code marathon praticamente, in cui bisogna risolvere efficientemente serie di calcoli, che è la cosa che c'entra forse un po' meno con cyber security, però si trovano spesso. Cose miste, steganografia, che significa nascondere informazioni all'interno di testi, immagini, suoni, file system. Open source intelligence, in cui ti viene dato un bersaglio, bisogna utilizzare fonti appunto open source come motori di ricerca, social network, domain tools e quant'altro per trovare eventualmente i loro segreti, nei forensics appunto, che è tecniche di indagine. Ogni sfida dà dei punti che possono essere o rispetto alla difficoltà decisa dagli amministratori prima di iniziare una particolare competizione, oppure dinamici a seconda del numero di soldi, per cui tante più squadre risolvono una sfida, tanto meno viene a valere, quindi autobilanciandosi sulla sua effettiva difficoltà e non sulla difficoltà presunta pre-CTF, tutto sommato. La particolarità è che giocano tutti contro, cioè è un tutti contro tutti, ma è un tutti contro le challenge, perché le challenge vengono scaricate in locale o comunque sono web ma isolate, e ognuno cerca di ottenere la sua flag indipendentemente dagli altri. L'unica competizione è sul punteggio entro le 24, 48, 72 ore della competizione.
In attacco e difesa ognuno ha delle macchine virtuali, queste macchine virtuali hanno tutte lo stesso set di servizi, sono tutti vulnerabili in qualche modo, ci sono periodi offline dove si cerca di scoprire e patchare le vulnerabilità e periodi online in cui ci si attacca e ci si attacca a vicenda, quindi quello è un vero tutti e contro tutti. E ottieni punti difensivi se non prendono le tue flag o se ci mettono tanto tempo e punti offensivi se prendi quelle degli altri e quanto velocemente le prendi. Noi giochiamo a Jeopardy al momento, perché abbiamo appena iniziato. Vabbè, Mauro ci ha già presentati velocemente. Andrea fa Coding, Reverse Engineering e magia, tanta magia. Paolo fa Coding, Reverse, Web e si arrabbia tantissimo. E noi ci arrabbiamo tantissimo con lui comunque, quindi è pari la cosa. Riccardo Web, cose miste insieme a me e gli aperitivi, e poi io che non so fare più o meno niente, però tengo in piedi la baracca, quindi mi merito menzione. Un po' meno spesso, ma comunque mi viene triste, sono Stefano, che rompe cose anche lui, e Andrea, che fa web insieme a noi, e stiamo cercando di ampliare questa squadra. Perché, appunto, stiamo andando abbastanza bene quest'anno. Abbiamo appena iniziato, però praticamente per ogni CTF c'è una piattaforma unica che tiene traccia di tutte queste sfide. A tutte queste varie sfide viene dato un punteggio diverso a seconda della loro importanza, dove per importanza si intende sia quanto l'anno scorso erano state ben recepite da tutte le squadre che giocano, sia dal prestigio, diciamo, da quante squadre forti ci vanno, perché in fondo non ci sono tutti uguali, chiunque può organizzare un CTF, cioè anche noi domani volendo, il problema è se qualcuno ci gioca. Per cui si va da piccoli eventi in occasione di qualche conferenza locale fino a quelli che sono, diciamo, la Champions League e il mondiale del CTF, che sono i vari DEFCON, ICON e grosse competizioni. A seconda dell'importanza di un evento e del tuo piazzamento, lì si fanno dei punti e si tengono i 10 migliori risultati stagionali per ogni squadra. Al momento, per il 2017, siamo 89esimi al mondo, che per aver iniziato da praticamente un anno non è male. Stiamo facendo dei piazzamenti recentemente, siamo arrivati 15esimi al CTF del Politecnico di Milano quest'estate, sesti, quando è stato? A settembre, a questo SECT CTF, che è in occasione di una conferenza hacker in Scandinavia, e il weekend scorso abbiamo fatto questo Pwn to Win brasiliano in cui siamo arrivati noni, quindi insomma stiamo cominciando a fare dei bei risultati. CISO CTF, che è organizzato dalla New York University, hanno giocato solo Andrea e Riccardo perché aveva dei requisiti sull'età e sull'essere veramente immatricolati. Si sono qualificati alle finali, che andranno a giocarsi tra due settimane on site in Francia. Per cui insomma, non male, però può fare di più. Noi non bastiamo probabilmente, specialmente io potrei essere rimpiazzato facilmente. Ci ho detto, cominciamo a imparare qualcosa, cioè non che abbiamo la pretesa di davvero insegnare, ma oggi partiamo Web Security 101. In particolare oggi facciamo praticamente solo SQL injection, molto semplici, molto di base, però cominciamo ad avere un insight del ragionamento che si ha sia quando si fa penetration testing vero e proprio, sia che si ha quando si cerca di fare queste competizioni che sono una versione giocattolo di com'è davvero la sicurezza offensiva nel mondo reale, perché lo scopo alla fine è trovare queste flag, che è già una grande informazione, come vi spiega Riccardo dopo, quando vi spiega come approcciare un servizio e chiedersi se è vulnerabile o meno. Disclaimer obbligatorio, questo è per fare i CTF, non hackerate i free IoT, per favore, tutto qua. Ci ho detto, lascio parola a Riccardo, mi introduce al magico mondo del modello client server. Va bene, ciao a tutti, io sono Riccardo, mi occupo delle challenge lato web, o comunque challenge in cui bisogna rompere cose lato livello. In particolar modo queste challenge sono molto orientate a tutto ciò che è web e al protocollo HTTP. Volevo partire facendovi vedere come funziona un servizio HTTP. In maniera molto semplice, c'è un client che si connette a un servizio, come ad esempio Google. Questa connessione viene inoltrata da un reverse proxy, che non è altro ad esempio come un load balancer o un firewall, che lo inoltra a un web server, e dopo, in maniera molto facile, diciamo, un web server inoltra a sua volta questa chiamata alla CGI, che è il nostro codice PHP ad esempio, che dopo comunica con un database, i file o comunque con i dati che sta controllando.
L'HTTP è un protocollo nato nei primi anni 90, è stato formalizzato solamente nel 94-96 nella sua prima versione, HTTP 1.0, l'RFC è il 1945. È un protocollo a livello di applicazione, sta sopra TCP normalmente, ed è basato su un modello richiesta-risposta, ossia io faccio una richiesta a un server web e quello mi risponde con qualcosa. Come sono fatte queste richieste? Beh, molto semplicemente, qua, una richiesta ad esempio, questa qua è una richiesta alla home page di Google. Come potete vedere è formata, direi, da tre parti. Il get, quello là, si chiama metodo, non è altro che l'azione che si vuole avere dal server. Lo slash là sarebbe la path. La path è un file, comunque la risorsa che si sta richiedendo. Dopo, tutte quelle cose là sotto sono gli header. Header trasportano delle informazioni più o meno importanti e invisibili normalmente all'utente, e che hanno un diverso significato in realtà. Ad esempio l'host mi sembra essere l'unico obbligatorio da RFC, che va a intendere a che sito mi sto collegando, perché chiaramente su un solo server web ci possono essere più siti web, e quindi non può distinguere ad esempio da una connessione da un IP rispetto a un'altra, per come si può connettere, tra virgolette. L'user agent è un identificativo della macchina da cui si sta connettendo e via dicendo. Ci sono dei cookie là molto importanti che mantengono traccia di informazioni salvate sul browser web e basta. Una risposta invece è questa qua, HTTP 1.1 200 ok. HTTP è sempre una cosa standard, 200 è un codice che dice come è andata la richiesta. Nel caso del 200 ad esempio vuol dire va tutto bene, questa qua è la risorsa. Ci sono anche in questo caso qua degli header che hanno un significato un po' diverso da quelli di prima, ad esempio là c'è un set cookie, quello là sta inviando un cookie al browser. E dopo, dove ci sono i puntini là, il payload, cioè la pagina web in HTML normalmente, che qua non vi ho messo perché sono 21 kilobyte di pagina, quindi era un pochino superfluo. Qua volevo farvi vedere una cosa importante, quel punto di domanda id uguale a 1. Quel punto di domanda id uguale a 1 si chiama variabile get. Non rappresenta un file, non rappresenta nulla, in realtà rappresenta dei dati che sta inviando la richiesta alla CGI. Quella variabile là, ad esempio nel caso del PHP, andrà a creare una variabile di nome ID con dentro l'elemento 1, molto semplicemente. Vengono utilizzate questo perché le applicazioni adesso, diciamo, in realtà da una ventina di anni, devono essere dinamiche, quindi devono avere un input dall'utente. Chiaramente le applicazioni hanno anche come input gli header, però gli header sono più trasparenti rispetto al browser. Andando avanti, volevo spiegare un attimo cos'era una vulnerabilità. Definirla è un pochino difficile in realtà. La vulnerabilità mi verrebbe a definirla come una funzione che viene utilizzata da un attaccante, da una persona, da una terza persona, e una funzione non prevista dal programma che la persona vuole in qualche modo hackerare, vuole rompere. La vulnerabilità è basata su quattro punti diversi. Un entry point, che sarebbe l'input dell'utente che va a mettere, perché chiaramente se un'applicazione non ha input non c'è alcun modo che una terza persona possa interferire con la sua esecuzione. Un filtro, che è qualcosa che va a maneggiare quell'input utente in qualche modo, può essere o fatto apposta per aumentare la sicurezza o in maniera del tutto casuale anche. Una funzione pericolosa, come ad esempio appunto una chiamata query per un server MySQL. E dopo un exit point, che è nient'altro che l'output della funzione, che può essere anche molto molto nascosto. A volte l'exit point è il tempo per intenderci, cioè se un server web ci mette tanto tempo a rispondervi, quello può essere segno che è vulnerabile a qualcosa. Detto questo, come trovare le vulnerabilità? Beh, a livello di CTF, comunque di pen testing, la parte più importante in assoluto è la parte di recon. Il recon cosa sarebbe? Il recon sarebbe ricognizione. Bisogna trovare più informazioni possibili riguardante il nostro sito web. Bisogna trovare che funzioni ha questo sito web, ad esempio se c'è un login, se è un blog dove si possono postare cose, se ci sono i commenti, tutte cose del genere.
file nascosti, quindi ad esempio cose che il webmaster si è dimenticato all'interno del sito web, quindi file di backup oppure chiavi RSA pubbliche o cose del genere. E dopo soprattutto gli entry point. Gli entry point sono quelli che dicevo prima, che sono necessari a noi per bucare il sito web. Normalmente gli entry point si trovano una volta che si hanno trovato le funzioni del sito web, perché chiaramente se c'è un login, l'username e la password sono due entry point, e quindi si può provare a trovare là una vulnerabilità. Quando si fa il recon? Il recon si fa in realtà durante tutta quanta l'esecuzione della CTF. Questo perché? Perché è una cosa che non si fa diciamo a passi, si fa anche mentre si sta esploitando la macchina. Bisogna sempre acquisire informazioni sulla macchina. Se ci pensate, anche come ho voluto scrivere, la flag stessa è un'informazione e appunto noi vogliamo rubare quell'informazione là alla macchina. Quindi è piuttosto importante. Andando avanti, vi lascio la parola a Daniele che vi spiegherà cos'è una query e cosa SQL. Ok, piccola premessa, mi sono dimenticato di fare prima. Più che altro oggi siamo dal primo anno di informatica fino alla gente che sta facendo la tesi magistrale. Ed è molto difficile livellare un corso è molto difficile livellare qualsiasi cosa su di voi. Perché giustamente c'è chi ha appena scoperto l'altro giorno computer science e c'è chi sta facendo ricerca. E quindi inevitabilmente per alcuni sarà noiosissimo, perché oggi stavo per entusiasmarvi spiegandovi cos'è un selector in MySQL, ahimè sì, però penso che primo e secondo anno potrebbe essere utile. Quindi inevitabilmente ci saranno delle parti noiose per chi è già skillato, poi ci saranno anche delle sfide per chi è già skillato, però è un po' bilanciato, per cui portate pazienza dove o già sapete o non capite, proviamo a fare una cosa che sia nel mezzo. SQL Crash Course è una classe di linguaggi, in realtà SQL, per interrogare database. Fondamentalmente si tratta di fare operazioni su dati salvati su un qualche tipo di organizzazione. Tipicamente si selezionano, quindi si fa una query per ottenere indietro informazioni, si aggiornano, si inseriscono, si rimuovono, più un sacco di altre funzionalità che vengono molto utili quando si tratta di rompere cose, che però vengono in secondo momento. La sintassi è molto semplice, infatti è nato per essere scritto come fosse inglese, è tipo operazione su qualcosa che assomiglia a questo. Per cui insomma operazione dove è un selettore. Ci sono un sacco di dialetti, ci concentriamo su MySQL perché è più comune, più usato anche nelle sfide in generale di CTF e perché è più probabile che sia conosciuto insomma anche da voi. C'era una slide prima di questa? No. Ok, il punto fondamentale delle SQL injection è che SQL non è nativo a nessun linguaggio CGI in realtà. Per cui si costruiscono query string, letteralmente stringhe, che sono l'interrogazione che vogliamo fare al database, e poi le passiamo all'interprete, a un motore che esegue le operazioni sulla base di dati. Se sommiamo a questo il fatto che CGI deve eseguire query con dei dati che noi da utenti lato client provvediamo, per esempio un username e password in un login, quindi questo produce che se noi mandiamo dei dati bene o mal formati, dipende dal punto di vista se è attaccante o difensore, bene o mal formati al server, possiamo alterare la query e ottenere un comportamento che vogliamo noi. Ci saranno degli esercizi, c'è sicuramente chi è smaliziato qui. No SQL Map sulle nostre macchine, no SQL Map, non siete divertenti, sono facili, si fanno tutti a mano. SQL Select è un'operazione per ottenere i dati e per ottenere dei risultati. La sintassi di questo tipo: seleziona un colonna 1, colonna 2, tipo username, virgola, password, da una tabella, per esempio users, dove colonna 1 ha qualche condizione, quindi where user uguale admin and password uguale qualcosa che gli provvediamo noi. Questo potrebbe essere una semplice query per andare a vedere se c'è o non c'è l'utente admin con quella password sul database. Se ci dovesse essere, questa cosa ritornerà un entry, una riga della tabella con username e password, visto che stiamo selezionando quelli ad esempio. Se non c'è, tornerà un insieme vuoto. Questo è un esempio, quindi id user e password dalla tabella utenti, dove id è minore o uguale a 1, una query che ha poco senso, però insomma non importa, è di esempio,
Quindi abbiamo id user password come header e due righe, admin con crackme e user 1 con password, perché non sono molto bravi a scegliere le password. Come si fa una select injection? Si tratta di iniettare altre parti della query nelle componenti del select, principalmente per vedere cose che non dovremmo vedere. Quindi, tornando nell'esempio di prima, dove potevamo selezionare id, user e password, si tratta di trovare e di ottenere qualcos'altro. Si può fare in un sacco di modi, utilizzando vari operatori che ci vengono forniti dal linguaggio e di cui qualcuno saprà e qualcuno non saprà, dai join alle unioni, cambiare le clausole where, fino addirittura a selezionare cose da altre tabelle ottenendo informazioni che non dovremmo proprio vedere. Ci stiamo avvicinando a, o addirittura a file sul file system, perché poi si possono fare un sacco di cose. Per, con MySQL ad esempio si può ottenere sia lettura che scrittura su disco e anche esecuzione a quel punto, che è una cosa particolare. Ci stiamo per avvicinare al primo esercizio, che è molto semplice. Potrebbe piacervi in generale nelle select esploitare condizioni logiche, perché alla fine le clausole where sono concatenazioni di cose logiche e quello ci dà un risultato. E ricordatevi true or false, che è true. La sintassi per iniziare i commenti, che vi lascio il piacere di scoprire, per ignorare il resto della, dello statement, quindi il resto della query, e pensare un po' fuori dal box. Vi ricordo una cosa, questo è l'esercizio. In PHP, anche se non lo sapete, non importa, il codice è molto semplice, quello che vedrete. I parametri che vengono passati da query string, quella che ha mostrato prima Riccardo nel get, quindi ad esempio whatever.php.didomanda parametro 1 uguale value 1 e parametro 2 uguale value 2, in questo modo vanno dentro delle variabili magiche che sono dollar underscore request, dollar underscore get o dollar underscore post. Get e post vengono riempite solo se c'è il giusto metodo, quindi get se c'è un metodo get, in questo caso un metodo get ad esempio, perché c'è il punto di domanda. Request viene sempre riempita con entrambi, quindi in generale quando vedete underscore dollaro request underscore dollaro get conterrà quello che voi gli passate come query string o con gli input che ci sono già legittimi. E non vi dico altro, 10 minuti, rompeteci. 207.154.238.179/sql1.php. Dobbiamo e comunque non vi ho volutamente detto quasi nulla, poi c'è una lunga spiegazione, quindi non vi preoccupate, però provateci, dico solo provateci.
Perché non sei ancora riuscito, perché noi stiamo logando un po' tutto e stiamo vedendo cosa state provando a fare. Ci sono alcuni remark che volevo farvi. Il primo è, la query non va tutta come parametro, la query viene eseguita da PHP con i due parametri che gli passate, ovvero nel nostro caso dove c'era get, username uguale qualcosa, quel qualcosa verrà buttato nel comporre la query, e password uguale, quel qualcosa verrà buttato nel comporre la query. Quindi se voi mi scrivete select e tutto il resto lì, non funziona, perché non viene interpretato quello che mandate su. Quello che voi mandate, quei parametri vengono inseriti nella query che voi vedete nel codice sorgente. E quella è la prima cosa. La seconda cosa è le variabili controller sono PHP, quindi vengono eseguite dal server, ma voi non avete controllo su di loro, quindi se vi mandate $admin, non state toccando la variabile admin, mi state mandando la stringa $admin che non ha significato. E
sono un sacco di cose che poi vi spieghiamo meglio, vabbè, avete continuato a provare, dai. Ragazzi, il 5-2 lo facciamo dopo, però dai. Cioè, oh. Che i parametri erano nel get, in realtà andava fatto tutto quanto via post, quindi nella casellina. Scusateci se sono dimenticati. Vabbè. La prossima action invece sarà. Io ho fatto le slide, lui le sfide, quindi questa è la spiegazione precisa di cosa è successo. Allora, cosa è successo qua? Quella è la query che andava fatta di PHP. Come vedete c'era un utente user e la variabile password dopo. Se si andava a passare come un utente questa bella cosa qua, questa bella cosa qua, quella cosa là, dopo la query diventava molto semplicemente questa qua, ignorando tutto quello che c'è dopo. No, scusate, dopo la query diventava questa cosa qua, andava ad ignorare tutto quello che c'era dopo. Si poteva fare anche in infiniti modi diversi, ad esempio se si passava anche come password un altro OR funzionava lo stesso, quindi anche senza commento. Si poteva anche molto semplicemente, penso avrebbe funzionato lo stesso, saltare questa ultima parte qua e doveva andare lo stesso, comunque c'era un sacco di altri modi. La prossima cosa è una SQL injection via union. Che cos'è l'union? L'union è uno statement di SQL molto semplice in realtà e anche molto utile dal punto di vista attaccante. L'union appende, diciamo, i risultati di una seconda select alla select fase precedente. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti quanti che nel nostro ritorno vi saranno tutti quanti i risultati della prima select
e dopo tutti quanti quelli della seconda. Quindi una volta che noi andiamo a trovare una SQL injection, se riusciamo ad avere, ad appendere un union dopo un select, riusciamo di fatto a leggere anche altre tabelle di database o anche addirittura di database. Ad esempio, questo qua è un esempio, e questa qua è la spiegazione. Molto semplicemente si va a iniettare un union dentro e si possono fare appunto diverse cose, provare a trovare momenti di tabelle nascoste, anche andando totalmente a caso. Ad esempio, è scontato che se c'è un login ci sarà una tabella simile a users o a utenti o cose del genere. Si possono provare a prendere altri risultati, ad esempio se c'è qualche tipo di SQL injection che va a prendere i vostri privilegi e non riuscite a farvi tornare un privilegio 1, ad esempio, potete fare un union e ritornarvi 1 in modo da fare privilege escalation. Insomma, le idee ce ne sono parecchie e basta. Questa qua è il prossimo esercizio, che serve SQL 2, l'IP è quello di prima, quindi provate a romperlo e dovete trovare la password dell'admin utilizzando appunto questo. Chiedeteci pure nel mentre noi adesso camminiamo in giro, chiedeteci, cioè più bello se risolvete piuttosto che vi diciamo la soluzione, anche se vi aiutiamo molto volentieri, insomma. Thank you.
È un suggerimento, visto gli errori che stiamo vedendo. Il problema dell'union è che il secondo statement, quello che noi possiamo iniettare, deve avere lo stesso numero di colonne risultato del primo statement. Quindi qua noi abbiamo un select user, quindi una singola colonna from users. Il nostro secondo statement, che noi controlliamo e dove facciamo injection, può tornare al massimo una colonna. Beh, zero non ha senso. Quindi il nostro select non può essere un select, il select che controlliamo, la seconda parte dopo l'union, non può essere un select struct, perché forse la tabella users ha più di una colonna. Deve essere un select. Provate un po' a vedere che le colonne ci sono, insomma, sta cercando a passo. Thank you.
Over, chi l'ha presa? Sulle mani? Tantissimi, abbiamo molto bene, vabbè, spieghiamolo lo stesso bene, con il dettaglio. La soluzione era questa, una delle tante possibili soluzioni era questa. Meno uno, union, select password from users where user uguale admin. Facciamo un breakdown dettagliato del cosiddetto payload, dove payload di solito si intende quello che noi mandiamo per rompere la cosa. In questo caso la query in PHP era select user from users where id uguale get id. Noi controlliamo get id, quindi possiamo iniettare sul fondo della query. Quando parametro iniettabile è in fondo, possiamo fare un sacco di cose. La cosa interessante da fare qui è passare con questo id una prima parte che faccia sì che il select, il primo select, torni insieme vuoto, giocando col where. Questo si può fare con qui meno 1, perché l'utente con id meno 1 non c'era,
E quindi il primo statement, come vedete, il primo statement è set user from user square id uguale meno 1, non torna nessuna riga. A questo punto Union in questo modo sta dicendo: per favore aggiungimi i risultati della seconda query che possiamo iniettare. E qui un classico select password from user square user uguale admin, visto che lo scopo era questo. Perché il punto fondamentale del Union è che se noi selezioniamo la colonna A da una tabella e la colonna poi Union la colonna B da un'altra tabella, dalla stessa tabella, non è importante, abbiamo un risultato che avrà una singola colonna e prima tutte le righe della, della tabella A, diciamo come qua. Supponiamo questa query, abbiamo le due tabelle something ed else. Colonna something in col contiene 0 e 1, mentre else in col 2 contiene 2. Il risultato che viene tornato è questo qui, tutto intero, una tabella dove la prima riga è 0 e la seconda è 1 e loro sono due valori che appartengono alla tabella something e il valore 2 che è l'unico valore in colonna 2 di else. Quindi se qualcosa, lo script che stiamo cercando di esploitare, stampa tutti i risultati della query, come quando ad esempio vi permettono di su un database fare una ricerca e ritorna tutti i risultati, allora non importa, se la prima query ritorna robe, poco male, dopo quelle robe ci sarà il risultato della nostra query che controlliamo e quindi ignoriamo la prima parte e tutta la seconda parte sono tutti i risultati che abbiamo chiesto noi con l'injection di union selector o qualcos'altro. Ma se come in questo caso, che era il punto tricky dell'esercizio, noi abbiamo un PHP, un codice, un for PHP che poi stampa solo la prima riga del risultato, ovviamente dobbiamo far sì che la prima non torni nulla, perché noi controlliamo solo la seconda ed è nella seconda che otteniamo il risultato. Quindi di tutto quello, di tutto le righe dobbiamo far sì che quelle dovute alla prima parte siano zero. Questo non vuol dire rendere la query invalida, altrimenti ci dà un errore, si rompe e non ci dà niente. Questo vuol dire rendere la query valida ma insensata. Id a meno 1 è un modo, id uguale a 2 che è un intento che esiste, and 1 uguale a 0 è un'altra tecnica che ha senso, perché ovviamente hai qualcosa che c'è, and false, quindi tutto si falsifica e tornerà 0 righe. E vabbè, e questo è quanto fondamentalmente, quindi si trattava di far sì che succeda questo. Le injection in fondo alla query sul web sono molto potenti perché noi possiamo controllare arbitrariamente tutto il resto in questo caso, quindi oltre a Union possiamo fare un sacco di cose direi simpatiche. In sostanza abbiamo un controllo quasi totale perché dopo il where è permesso più o meno tutto, l'unica cosa che non è permessa è un join, poco male comunque. Quando c'è un injection così a fine riga non bisogna nemmeno preoccuparsi di annullare il resto della query come nel primo esercizio col commento, magari dopo li vediamo perché ho capito che non è stato troppo preso. Comunque in ogni caso qui il caveat era questo. Vediamo un dettaglio di questa cosa che prosegue, che è come ci salviamo da tutto questo, perché non è che quindi MySQL o in generale SQL quando prende parametri utente sia inutile. C'è una tecnica che si chiama prepared statements, che questo è quello che dovreste fare quando invece di essere gli attaccanti come oggi siete i programmatori di questi sistemi web. Questi prepared statements fanno quello che si chiama escaping dei valori passati dall'utente, quindi se voi mi passate un apice, invece di finire verbatim nella stringa, essere interpretato come un pezzo della stringa e permettetemi di fare quello che volete, ci mette prima un carattere di escape come il backslash che indica a MySQL o a Postgres o a qualsiasi altro sistema che quello non è un apice che fa parte del linguaggio ma è proprio il carattere apice. E questa si chiama un'operazione, si chiama sanitizzazione, e spesso viene fatta bene, spesso viene fatta male. Questo ci garantisce, se sicuro, e questo non è sempre vero, che nessuna parte dello user input possa diventare parte della query, quindi il codice in sostanza non può essere toccato da quello che fate. Perché c'è to do finish example, Daniele? Però poi è tutto giusto. Il caveat qui è che bisogna sanitizzare tutto quello che arriva dagli utenti, perché tutto quello che arriva dagli utenti è untrusted. Questo da programmatori. Il nostro programmatore, che è Riccardo, non ha capito tanto bene questa cosa. L'ho fatto io.
io in particolare non l'ho proprio capita, e quindi potete romperci, trovate la password amministratore, è una variante di quello prima, sql3.php. Prego. Proprio per questo 10 minuti con passaggio in mezzo. Can you print it? Does this? Yeah, perfect. Yeah, I mean, there's gonna be people who say, wow, there's just a name in the list. Whatever, they will write their name at the bottom. So, print quite a few empty rows. But, okay. Thank you.
Thank you.
Over, chi l'ha presa? Bene, molto bene. Allora, soluzione. Apice spazio union select start from users, punto e virgola, per chiudere lo statement, che è la parte importante della cosa, punto e virgola, cancelletto per ignorare il resto. Perché dobbiamo chiudere lo statement, ma per forza, altrimenti esplode come hanno visto molti di voi. Spiegazione più in concreto, qual era il problema qua? Il problema era che tutto quello che viene dai client deve essere trattato come insicuro e rompibile. Infatti un drop down, per quanto ti possa proporre tre scelte, in realtà è controllabile, quindi potete scriverci dentro quello che volete. Lo potete fare forgiando a mano la richiesta, che sia un get o che sia un post, come qualcuno di voi ha fatto, quindi sulla barra degli indirizzi, dopo aver fatto una query valida, avete un qualcosa in fondo che era type uguale, che ne so, fluffy o scary, sostituite quello e avete un injection, perché come avete visto nel codice c'era MySQL Escape, che è una delle tante funzioni che fanno protezione da apici e altro tipo di code injection. Il dropdown non era sanificato, non era salvato, proprio perché l'errore che ho fatto qui era quello di fidarmi del fatto che uno fosse limitato a quelle tre scelte. Quindi potete, con gli strumenti di sviluppatore del browser, ad esempio, cliccare col destro e cambiare il value. Avete un option value e lì scrivete quello che volete e quello, se è selezionato, verrà inviato. E, oppure potete gettare qualcosa di diverso,
senza nessun problema. E in questo caso quindi succedeva questo, avevate una get che era fatta sql3.php, punto di domanda, name uguale cat e colore uguale red, end type uguale, e qui chiudiamo la cosa, union payload, dove payload possiamo passare un sacco di cose interessanti. Qui la cosa ovvia era select star from users, se volevate dampare quello, ma si può fare un sacco di cose interessanti. L'unico limite che c'era in questo caso, che è il limite che vi ho detto prima della union, è che siamo limitati a 3 colonne di risultati, perché la prima query tornava star, che erano 3 colonne come avete visto, che erano il nome, il colore e il tipo di animale. Quindi qui potete selezionare quel che vi pare, purché la seconda qui che noi andiamo a fare in union torni 1, 2 o 3 colonne, meglio 3 in caso. Potete mettere un sacco di query interessanti come payload che non siano select star from users. Queste sono un paio proprio da cheat sheet che vi ricordo, ma che si trovano tranquillamente online. In MySQL c'è una tabella magica che è Information Schema, che contiene la struttura di tutto il database. Quindi, per esempio, se voi andate a iniettare a destra con quella tecnica di prima, invece di un select star from users, mi selezionate il table schema, il table name da Information Schema.tables. Questo è il database Information Schema, contiene come è fatto, e tables contiene la lista delle tabelle, quindi questo vi stampa tutte le tabelle. Questo è molto utile perché magari qui siete limitati con l'interazione che avete con il servizio del CTF o servizio vero, magari siete limitati a fare query su una tabella utenti o su una tabella animali come in questo caso, però con la union potete muovervi, potete scoprire se ce ne sono altre di interessanti. Allo stesso modo si possono trovare, una volta che voi sapete come si chiama una tabella, le colonne con una query che è quella lì. Queste si trovano comunque tranquillamente online, sono vi mostrano un po' che esiste questa cosa che è Information Schema, come si usa. Quindi non siete limitati a query precise qui in fondo, ma questo payload che ho messo tra graffi solo per capire che è una cosa che può essere sostituita tutta intera, può essere un sacco di cose molto interessanti. E vi volevo far vedere un'altra cosa, perché quelle che abbiamo fatto oggi sono dei giochi interessanti, sono molto semplici. Quest'ultima vulnerabilità qui, quella del drop down, che vi pensate che sia limitato a 3 valori e invece si può iniettare, mi ho preso spunto dall'ultimo CTF che abbiamo fatto, che era .win. C'era questo servizio, una ricerca che permetteva di cercare dei criminali con il nome, l'età, il crimine, e aveva un order che mi faceva scegliere tra name, age, crime and last location. E questo era un order by, c'era tutto escape a parte questo valore dell'order by che non era escape. Qual è il problema? Il problema, ed è giusto per dirvelo, perché oggi non, ovviamente non lo faremo perché era difficile, diciamo molto difficile, il punto è che le injection in order by sono quasi impossibili, perché per com'è specificato SQL, dopo order by non può seguire nessun'altra query, nessun altro statement, e quindi bisognava sfruttare un po' di buona ricerca su Google e un po' di magia di quel, in quel caso era PostgreSQL, per arrivare a un payload che è fatto così, che è un po' più difficile di apice select star from users. Non vi spiego bene cosa fa, vi dico solo tanto per anticipare un po' quante cose si possono fare quando si ha controllo di qualche parametro. Qui in mezzo c'è pglsdir, dir, che ha controllo sul file system praticamente e va a cercare cose. Qui si dumpa il resto della struttura un pezzo alla volta, selezionando appunto l'information schema. C'è un po' di magia nel mezzo che permette di arrivare ad una query sfuggendo a una sanificazione comunque, che è quella, perché questo era un Hibernate, che è un altro linguaggio, comunque sfuggendo una sanificazione tramite un backdoor praticamente, che è una vulnerabilità comunque. Questo mostra che questo Hibernate, che viene usato da Java, da Spring, Tomcat, eccetera, ha tuttora una vulnerabilità scoperta da poco, e questa è una query di cui magari parleremo in futuro, che è un injection di tipo error based, ovvero il punto di uscita, l'exit point di cui vi raccontavo prima Riccardo, non era semplice come qui da noi, dove l'exit point è o come prima user is qualcosa oppure una tabella di risultati messa bene. Qui non c'è l'exit point perché
non c'era modo di stampare un order by in qualche modo. L'unica è cercare di far fallire selettivamente la query grazie all'injection e capire quando falliva cosa stava succedendo grazie agli errori che venivano fuori. E questo è quello che si può fare davvero, comunque è giusto per dare un trailer di dove si può arrivare. Disclaimer, non ci sarei mai arrivato io comunque, c'è un bravo ragazzo che a una conferenza hacker in Olanda ha scoperto questo exploit, l'ha reso pubblico, insomma, per cui lo si può forgiare, ma il punto fondamentale che è re-up, expat, query XML, eccetera, per poi causare un errore, non è contributo originale nostro. Questo è giusto per darvi un assaggino. Comunque, spero che abbiate capito, questa slide ha un titolo orrendo perché è homework, ma non vuole essere homework. In realtà siamo apertissimi a domande adesso, ai tre scalini dove ci spostiamo a fare lo spritz, o via mail a noi, a me, a chiunque. Le slide le mettiamo online. Tutto quello che non avete capito vi invito a riprovarlo e a chiederci senza problemi. Vi lasciamo con un piccolo servizio che è una mini challenge fatta da un altro gruppo italiano che si chiama JVZ, nostri amici, concorrenti, diciamo concorrenti giustamente, che ci hanno prestato il codice per questa sfida. Provate a guardarla, non è ovvio né dove siano gli entry points né cosa vada exploitato. L'unica cosa che vi dico è che ci sono tre flag, chiunque ne prenda anche solo una ci mandi una mail. E non usate Secure Map perché mi fate saltare la macchina e spendere un sacco di soldi soprattutto. Non me ne fate niente perché vedo un passo negativo, quindi niente Secure Map, niente Nmap, niente Dirbuster, niente quei bei tool automatici che ci sono su Kali per esploitare i web server, perché la macchina è sicura. Non fatelo, si fa tutto a mano. NGTF è sempre proibito il tool automatico standard. E di solito la soluzione non si fa. Bene, al lato. Incontro giovedì prossimo, l'idea è di fare uno ogni 15 giorni quando volete, però siccome tra due settimane, proprio quel giovedì, Riccardo e Andrea sono a giocarsi la finale in Francia di CISO, anticipiamo a giovedì prossimo e da giovedì prossimo uno ogni due settimane tendenzialmente, sempre in streaming. C'è un sacco di discussione sull'orario e sul giorno perché i magistrali hanno vietato che c'è inglese obbligatorio il giovedì a quest'ora. Parliamone sul film. Si può anche fare il lunedì se volete, cioè io non l'ho messo perché era lunedì, ma come volete. Chi vuole venga a firmare per la storia dei crediti e per il resto ne parliamo insomma. E il prossimo incontro è Exploitation di Denari.